Benvenuti in questo video nel canale di Gabriele. Vediamo una cosa che ho da tanto diverso tempo. Questa è la tastiera originale del iMac G3. Pensate che la prima versione è stata presentata il 15 agosto del 1998. Questa è la sua tastiera esterna originale, configurazione americana. Pensate a quei tempi che bellezza, che design aveva già. Possiamo vedere in alto, in centro, il logo della mela leggermente scavata. Questo è un bottone per spegnimento o messa in standby. Pensate che è collegata a un iMac del 2017 che io ho. Funziona correttamente ancora, viene messo in standby. Lato destro abbiamo i pulsanti e quindi la tastiera numerica. Qui abbiamo classici pulsanti. Qui a lato della barra spaziatrice i due bottoni con la mela. Vediamo ora sopra questa particolare forma sporgenza un ingresso USB e anche a sinistra. Questo perché Apple già allora pensava ai mancini. Attenzione però, perché non si può collegare direttamente un cavo, una qualsiasi presa USB, perché è più stretta, molto più stretta del solito. Qui si collega solamente il suo mouse. A destra se si è destroidi, a sinistra se si è mancini. Lato superiore un bellissimo colore azzurro perché l'iMac G3 che avevo era di colore azzurro, quindi il colore veniva ripreso sulla tastiera. Dopo vediamo bene i dettagli anche sul lato posteriore che vediamo fra un momentino. Allora, poteva essere utilizzata in due modi, appoggiata così piatta, quindi qui c'è una sorta di onda. Qui i pulsanti partono alti, scendono nella zona centrale e poi salgono. Non possiamo sicuramente definirle a isola perché sono veramente tutti uniti l'uno con l'altro e anche la zona dei numeri ha questo particolare effetto. La seconda modalità di utilizzo prevede che questa barra venga alzata e portata qui a metà, dopo vedremo anche la zona posteriore, e in questo caso la tastiera sì, è sempre a onda, ma è un'onda diciamo a salire per chi è abituato a scrivere in questo modo. Questo dipende dalle abitudini di ognuno di noi, spesso. Si parte anche dalle elementari a utilizzare il computer, quindi tante tastiere non sono ideali. Vado a riabbassare questa barra, quindi riabbassata così, pensate questo sistema, cioè 98, adesso siamo nel 2019, funziona ancora correttamente e non sento scricchiolii, non sento. Veramente lo sento perfetto, veramente. A livello funzionale e posso dire anche a livello estetico, questo trasparente è molto bello. Zona centrale, un disegno della mela, quindi proprio, insomma, se sulla parte frontale era veramente in basso rilievo e qui bianco e proprio a vista completa. In alto vediamo queste scritte. Queste scritte adesso le vediamo bene. Allora, partendo da in alto a sinistra, Apple Keyboard, Apple Computer, Inc., Cupertino, California, il cap, questo prodotto,
rispetta con i requisiti della direttiva europea, eccetera, eccetera, rispetta anche le specifiche della direttiva canadese ICES 003, numero di serie, non mi interessa mostrarvelo tanto, mentre invece qui, beh, cos'è, anche se è ovvio, assemblato in Cina, numero di modello, funziona con una USB 200 mAh massimo 5 volt, e qui i vari bollini di certificazioni, eccetera, eccetera. Proprio come gli ultimi iMac, ma non l'ultimo, ma non, ecco, gli ultimi, si va a collegare la USB nell'iMac e questa viene alimentata correttamente, quindi via cavo, una classica, insomma, tastiera via cavo, che io vi dico per certi versi un bel cavo nascosto e la non preoccupazione delle batterie è molto meglio che una tastiera completamente Bluetooth come questa. Insomma, questi, ecco, come vi dicevo, questioni proprio di abitudini. Avrei il piacere di fare con voi una cosa, e cioè andare a provarla su un iMac moderno. Quindi, tra poco prova. Seconda parte del video. Ho collegato tramite USB la tastiera. Adesso proviamo andare su cerca e andiamo a scrivere ad esempio Mi A1, quindi una degli ultimi video proprio riguardo lo Xiaomi Mi A1. Cerca, premo la scorciatoia Mi La più Q che mi permette di chiudere l'applicazione, tra l'altro con l'ultima versione di macOS, e insomma, magari cerca nel mio canale. Facciamo un altro esempio. Con il fatto che sia americana, non è semplice, non è semplice perché bisogna ricordarsi la posizione della tastiera originale e premere i pulsanti corrispondenti. La tastiera americana, quindi, è proprio molto difficile, ecco, e non si risolve neanche andando a impostare come ingresso, proprio tra le preferenze di sistema, il tipo di tastiera, quella americana. Però mi fa molto piacere aver portato come contenuto questa tastiera che avevo nel mio vecchio iMac G3. Ora vado a premere il bottone di spegnimento sulla tastiera. Guardate cosa mi ha presentato, e non riesco, non mi permette di muovermi. Comunque gli do l'input di spegnersi. E io vi do l'arrivederci al prossimo video.